Il litorale agrigentino e le mente dei villeggianti si apprestano alla Ferragosto. Le istruzioni per l'uso, l'intervista all'assessore comunale Gabriella Battaglia. Gloria Scafè. Il Ferragosto è alle porte e anche nell'Agrigentino è in corso l'operazione Ferragosto Sicuro, che coinvolge tutte le forze dell'ordine istituzionali a fine di garantire un ordinato e sicuro trascorrere della festività nel cuore dell'estate. Numerosi villeggianti e turisti sono attesi lungo l'intero litorale, da Sciacca fino a Licata, soprattutto nelle zone più rinomate come Scala dei Turchi a Realmonte. Tanti, come secondo tradizione, si riverseranno su San Leone e in questura, su iniziativa del questore Maurizio Auriemma, si è svolta una riunione tecnica e operativa insieme agli amministratori comunali interessati dal flusso ferragostano. Per la giornata del 14 agosto abbiamo già predisposto un'ordinanza in cui si indica chiaramente che la viabilità, cioè il tratto di Viale delle Dune, verrà chiuso alla circolazione dalle 9 del mattino del 14 fino alle 6 del 15. Sarà tra l'altro possibile transitare, cioè potranno transitare i residenti, i ciclomotori e i motocicli in generale, tutti i mezzi di soccorso e gli autobus e il trasporto urbano. Anzi, proprio per il trasporto urbano voglio precisare che l'ultima corsa del 2 sbarrato e del 3 sbarrato è stata addirittura prolungata fino alle 12.30, quindi 00.30. Per quanto riguarda il tratto, questo per quanto riguarda, diciamo, la viabilità. Naturalmente poi sono state messe delle ordinanze che invitano le persone al divieto di bivacco, non è possibile far fuochi, non è possibile far falò, per cui chiediamo che venga assolutamente rispettate in maniera tale che non ci siano problemi per le spiagge. È stato anche firmato il piano di protezione civile speditivo proprio per la giornata del 14 e del 15 agosto. Ad Agrigento ormai da 3 anni, dal 2015 in poi, la prefettura ha imposto il divieto dei falò in spiaggia sia per ragioni di sicurezza pubblica, sia per evitare lo scempio del boschetto confinante con la spiaggia e più in genere del patrimonio del verde pubblico. Dunque anche per il Ferragosto 2017 è vietato accendere il fuoco in spiaggia, oltre che, come sempre, vendere bevande di qualsiasi genere in bottiglie di vetro. Si tratta di un provvedimento che, come ogni anno, solleva polemiche. Tanti sostengono che il falò rappresenta l'anima della notte di Ferragosto e spegnere il falò significa anche spegnere tale anima e quindi non avrebbe poi tanto senso e giustificazione recarsi in spiaggia. D'altra parte invece le condizioni di degrado e di rovina in cui si è risvegliata la spiaggia dopo la notte di Ferragosto hanno indotto le istituzioni ad assumere il provvedimento del divieto. In passato il comune di Agrigento ha rimediato praticando una soluzione mediana, allestendo dei falò istituzionali in spiaggia così da non cancellare del tutto l'atmosfera della notte estiva. Adesso non più.